Più leggi, taglio ai costi di funzionamento, sostegno alle piccole imprese del cratere, un consiglio regionale sempre più aperto all'esterno. Si potrebbe sintetizzare così l'attività dell'emiciclo nel 2017, presentata in conferenza stampa dal presidente del consiglio regionale d'Abruzzo, Di Pangrazio. Il costo dell'assemblea legislativa è passato dai 24 milioni di euro circa del 2017 ai 23 milioni 360 mila euro circa del 2018, con il triennio 2018-2020 che fa registrare un consistente risparmio della spesa, pari a oltre 1 milione di euro. Sul tema dei lavori svolti dall'assemblea legislativa si registrano poi 59 leggi approvate nel 2017, il 30% in più del 2016, con sole 5 leggi impugnati del governo. 42 sono di iniziativa consigliare, 17 della giunta regionale, un dato che conferma il ruolo centrale dell'assemblea legislativa. Numeri importanti anche per il Corecom Abruzzo, che nel 2017 ha fatto registrare 7.800 procedure di conciliazione che si sono chiuse positivamente per l'85%. Il Corecom ha avuto un ruolo importante anche nell'emergenza neve, affinché il cittadino potesse riavere al più presto la funzionalità dei servizi internet e di telefonia. L'assemblea legislativa è sempre più social inoltre e aperta all'utilizzo dei social network. Numeri importanti per l'ufficio stampa e comunicazione, che ha registrato 6.336 followers sulla pagina Facebook, tra quelle più seguite dei consigli regionali in Italia. Tanti followers anche su Twitter e tante visualizzazioni sul canale YouTube, 1421 notizie pubblicate dall'agenzia Acra, e tantissimi visitatori sulla pagina e tanti accessi giornalieri. C'è un risparmio di nuovo del Consiglio regionale, 2017 circa 1 milione di euro. Questi soldi vengono indirizzati verso soggetti che ne hanno bisogno, e quindi di nuovo abbiamo rifinanziato la legge sulle piccole imprese dell'ultimo terremoto 2016-2017 dei comuni nel cratere, e una gran parte, 300.000 euro, per la scontistica agli studenti e lavoratori dei cosiddetti comuni delle aree interne che hanno difficoltà orografica, che sono rimasti esclusi dagli sconti di quelli che stanno nelle cosiddette aree di crisi individuate dal decreto Barca e da quelli che fanno parte dei comuni di Cradenne nell'ultimo cratere sismico. Quindi mi pare che c'è un consiglio che continua a lavorare, va oltre, diciamo, il suo ruolo istituzionale, rapporto grande con le istituzioni, vuol dire che c'è un'assemblea che comincia a ragionare in termini positivi per la collettività abruzzese. I cittadini potrebbero cominciare ad essere, diciamo, non dico soddisfatti, ma ad apprezzare il lavoro fatto. C'è molto ancora da fare. Gli ultimi 2 anni speriamo di arrivare a un livello ancora migliore.